Cercherò di condurre il lavoro, il mio italiano non buonissimo, ma forse il professore, forse anche il ministro vogliono parlare in inglese, non lo so. Quindi vi prego di perdonami per eventuali errori. Allora, per me una delle domande più importanti nell'Italia adesso, di oggi, è se una squadra vincente può continuare a vincere ma senza il capo carismatico degli ultimi 20 anni, che adesso è un po' più debole e meno giovane. Ma purtroppo non è l'occasione di parlare di calcio e la Roma, e il scudetto, e dobbiamo parlare della politica. Primo punto importante: se il paese riuscirà a trovare la stabilità necessaria in quest'anno prossimo per approvare le riforme di cui ha parlato il presidente eletto oggi. Abbiamo 3 ospiti: il ministro Gian Piero D'Alia, ministro per la pubblica amministrazione. Buonasera. Poi Roberto Dalimonte, politologo e professore della LUIS. E anche Stefano Fassina, vice ministro dell'economia. Benvenuti. Allora, senza lunghi discorsi, per favore, domande brevi e rapide. Facciamo i giri rapidi e poi diamo spazio alla platea per le domande. Ministro, dopo la divisione nel centro-destra, riuscirà questo governo da coalizione a portare avanti riforme, per esempio l'abolizione delle province? Questo richiederà tempi lunghi? Io penso che la iniziativa dei colleghi Alfano e gli altri ministri del Popolo delle Libertà sia un'iniziativa che tende a fare chiarezza nella maggioranza e a rafforzare il governo, perché consente di avere un'azione lineare, che non sia un'azione di governo lineare, che non sia oggetto di estenuanti mediazioni parlamentari tra chi la pensa in modo diverso. Il tema delle province è un po' più complesso, perché la soppressione passa da una modifica costituzionale ed è chiaro che lì troppi partiti si sono impegnati durante la campagna elettorale a sopprimerle e poi in Parlamento si sono comportati in maniera assolutamente diversa. Quindi il governo ha proposto la soppressione, i disegni di legge del governo sono in Parlamento per la discussione e ci auguriamo che questo possa avvenire e che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Grazie. Professore, è meglio andare avanti con questa coalizione abbastanza ancora fragile o andare direttamente alle elezioni e con quale sistema? I have great respect for the Letta government and the work that it's trying to do in very difficult situation. But I strongly believe that we need a different government. We need a government empowered by new elections, because even with the split that has occurred, that you have referred to, this is a government that at best can muddle through. And Italy cannot afford a government that will continue to muddle through. We need new elections, we need a winner, and we need a stable majority. And in my opinion, we also need a new generation in power. But isn't there a danger that new elections would just bring us back to where we are No. a year ago, another government paralyzed? No, even with this electoral law, if there is a strong candidate with a strong appeal, with a strong proposal, this electoral system can produce a winner, as it did in 2008 with Berlusconi. The lottery of the Senate can be beaten, even with this electoral system. What it takes is a strong leader, a strong proposal, an appealing proposal. And then, if this happens, we might have a chance to have a government that will make the reforms
that this country needs. And I have great respect for Mr. Letta, but I don't think anything has changed with the Alfano split. Alfano still is a member of the center-right. Alfano, in his action in the government, has to keep in mind, and he will keep in mind, that in the next election, whenever they will occur, he's going to be an ally of Mr. Berlusconi. He knows that unless there is an electoral change that will bring about a proportional system, which in my opinion will be the final end of this country. Thank you. Ministro Fassina, il Partito Democratico ha già intrapreso questo percorso di rinnovamento con le primarie. Dopo questo, sarà un partito abbastanza forte da appoggiare il governo? Per esempio, i difficili tagli della spesa? Rispondo subito a questa domanda, però volevo fare un commento, se posso, di 30 secondi alle riflessioni del professor Dalimonte, che ha descritto uno scenario ideale rispetto al quale credo tutti saremmo favorevoli. C'è un piccolo particolare: lo scenario politico italiano non è quello del 2008 e non è quello del ventennio alle nostre spalle. Il sistema politico italiano è segnato da tre blocchi, perché rispetto al ventennio che abbiamo alle spalle c'è una forza politica che a me non piace, ma c'è, e che alle ultime elezioni ha preso il 25% e certamente non scomparirà dalla scena nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Ritengo che sia assolutamente improbabile che qualunque strong leadership, strong proposal si mette in campo, con l'attuale legge elettorale si riesca ad avere una maggioranza solida al Senato. E sottolineo anche che sul piano democratico ci dovrebbe preoccupare il fatto che un partito, una coalizione che ha poco più del 30% ottenga una maggioranza solida. Quindi temo che dobbiamo fare i conti con le conseguenze che avrebbe una caduta del governo, che è un governo che ha limiti. Su alcune riflessioni condivido, che faceva il professor Dalimonte, le condivido. Per quanto riguarda noi, il congresso è un passaggio, è stato e sarà a fine con l'8 dicembre chiuderà una fase, ci sarà più chiarezza, ci sarà un segretario nazionale con pieni poteri, ci sarà un segretario nazionale sulla base dei risultati dei congressi che si sono svolti in questo weekend. È un segretario nazionale che non sarà, come forse qualcuno immaginava, il padrone del partito, ma ci sarà un partito con componenti equilibrate. Credo che non sia interesse di nessuno, tantomeno di chi sarà il nuovo segretario del Partito Democratico, indebolire il governo. Credo che la funzione che debba svolgere la leadership che viene eletta al congresso del Partito Democratico sia una funzione di stimolo alle riforme che il governo deve fare, perché ritengo che in questo momento non vi siano le condizioni per poter sperare in uno scenario politico, in un contesto parlamentare in grado di esprimere un governo più forte, più coeso o meno contraddittorio di quello che abbiamo adesso. Ma il spending review anche, un spending review forte è possibile sotto un Partito Democratico? Ma guardi, abbiamo nominato un commissario della spending review, stamattina c'è stata una riunione a Palazzo Chigi in cui ha presentato le linee guida. La review della spesa non è un problema, dipende che cosa vogliamo fare. Dopodiché, qua sarebbe il discorso, richiederebbe un po' di tempo per svolgerlo. Credo che ci sia una notevole approssimazione nella discussione della spesa pubblica italiana.
che in termini pro capite è tra le più basse d'Europa, non solo dell'Eurozona ma d'Europa, e negli ultimi 3 anni la spesa primaria corrente, cioè la spesa al netto degli interessi e al netto di quello che viene dedicato agli investimenti, è diminuita in termini nominali, è prevista diminuire nello scenario a legislazione vigente, quindi con le misure già attuate, è prevista diminuire da qua al 2017 di 3 punti percentuali di PIL. Dopodiché noi abbiamo un enorme lavoro da fare in termini di spending review, che non è spending cut, è spending review, che vuol dire, per quanto mi riguarda, riallocare la spesa, fare efficienza, riorganizzare profondamente le pubbliche amministrazioni. Ma la nostra grande anomalia rispetto all'Europa in termini di finanza pubblica, oltre a debito, è l'evasione fiscale. Noi abbiamo il doppio della media dell'evasione fiscale europea. Quella è la nostra grande anomalia. In termini di spesa primaria corrente, noi siamo agli ultimi posti per spesa per education, per spesa sanitaria, anche per la spesa per quanto riguarda il pubblico impiego. Quindi credo che questo tema, che è un tema fondamentale, non voglio avere un approccio conservativo, perché ritengo che vi siano profonde, radicali riforme da fare sul versante della spesa, ma va tenuto in considerazione lo stato attuale, perché altrimenti, oppure dobbiamo dire che non si tratta di spending review, cioè di eliminare inefficienze e tagli, ma si tratta di ridimensionare in modo significativo il welfare. Allora facciamo un altro discorso, che rispetto al quale possiamo avere opinioni diverse, ma è un altro discorso. Ministro D'Alia, lei è d'accordo con queste opinioni sulle spese? Io penso di sì. Negli ultimi 7 anni tutte le manovre economiche hanno inciso con tagli lineari di spesa. In alcuni casi sono stati utili, in altri casi hanno prodotto risultati negativi, nel senso che hanno aggravato sacche di inefficienza in alcuni settori delle pubbliche amministrazioni. Quello che oggi va fatto è un'operazione di individuazione delle inefficienze nel sistema. Noi abbiamo troppi livelli di governo, peraltro, e quindi c'è la necessità anche di intervenire con una revisione costituzionale dei poteri che sono stati dati alle regioni e al sistema delle autonomie locali nel 2001, con la riforma del 2001. Questo è il lavoro che va fatto e questo è il lavoro che il governo ha iniziato, come diceva giustamente il viceministro Fassina, con la nomina di Carlo Cottarelli e con le riunioni che in queste settimane stiamo facendo, proprio per individuare un percorso che porti anche i dirigenti delle amministrazioni ad essere responsabilizzati nell'azione di risanamento economico che devono fare nei settori di cui sono responsabili. Ministro Fassina ha citato la presenza del Movimento 5 Stelle. Purtroppo non abbiamo nessuno del Movimento qui con noi, ma vorrei chiedervi, cominciando con il professor Dalemonte, se pensate che Grillo e il Movimento continuerà ad avere successo e come andrà il Movimento alle prossime elezioni europee? It's very hard to say what Grillo will do at the European elections. My feeling is that we have seen the peak of the Movimento 5 Stelle in terms of electoral results. But it's also true that politics is an interactive game. So how well the Five Star Movement will do is a function also of what happens with the other parties. My feeling is, and my data tell me, that if Renzi will become secretary of the PD, as it seems, we don't know yet, and if he maintains the appeal that he has, he will cut into the electoral support of the Movimento 5 Stelle, and this is the reason why I tell Mr. Fassina that the scenario that he paints might not be the one that will decide the future elections. Because with a 35%, even
whether we keep this electoral system or whether we'll adopt a single member district, the Mattarella law with a single member district, with between 35 and 40% of the votes, there can be a winner both in the House and in the Senate. And the center-left, Mr. Fassina coalition, has a chance with the right proposal to get to that threshold and turn out to be a winner. And this is what Italy needs. Italy needs a winner. Because going back to the questions of taxes and spending review, to really perform an effective spending review, a government has to be strong, it has to have a time frame. This government is not strong and does not have a time frame necessary to put a good spending review in place. Neither this government has the chance to raise taxes because of its contradictions. So that's where we are, muddling through. Ministro Fassina, stamattina il Presidente Letta ha parlato di anti-europeismo. Secondo lei, dopo anni di recessione e tante austerità, non c'è il rischio che i cittadini esprimano la loro rabbia verso l'Europa alle prossime elezioni europee? Assolutamente sì. Per questo dicevo che Grillo non è un fenomeno che si indebolirà, perché c'è un'enorme sofferenza economica e sociale. Secondo me si sottovaluta quanto stretti siano gli spazi di manovra di un governo nazionale, di un paese che ha un debito pubblico come quello italiano, e i problemi sui quali Grillo prospera non si attenueranno nei prossimi mesi, anche perché la direzione di marcia della politica economica europea non sembra cambiare, e ritengo che i vari populisti anti-euro, e purtroppo in Italia non c'è solo Grillo, ma c'è una parte anche della destra che è molto attratta dalla propaganda populista anti-euro, hanno un punto vero, che le politiche economiche mercantiliste portate avanti nell'Eurozona non funzionano, non solo sono impopolari e producono, impongono sacrifici, ma non funzionano. Nell'Eurozona il debito pubblico medio è salito, nell'Eurozona, non in Italia, di 30 punti percentuali negli ultimi 5 anni. Se non c'è là una radicale cambiamento della politica economica, noi non riusciamo a attutire, ad affrontare i problemi fondamentali, che poi alla fine sono quello del lavoro, e quindi non riusciamo ad asciugare quel brodo di cultura che fa prosperare i movimenti populisti. Quindi le prossime elezioni, non solo in Italia ma in tutta l'Eurozona, ci consegneranno un Parlamento europeo nella quale le forze populiste, diciamo regressive in termini nazionalisti, saranno molto molto rilevanti, e la partita purtroppo si gioca ovviamente nelle capitali nazionali, che devono fare le riforme, e noi più di altri, ma ha un punto fondamentale a Bruxelles, e non mi pare che ci siano le condizioni a breve per un radicale mutamento di rotta. Grazie. Ministro D'Alia, di punto di vista del suo partito del centro, il Movimento 5 Stelle ha ancora un pericolo per questi piccoli partiti? Ma io credo che chi fa politica, i movimenti non sono, quando si presentano alle elezioni e si cimentano democraticamente, non sono mai un pericolo, anche se ovviamente abbiamo opinioni totalmente diverse. Il punto è che c'è una parte del Paese che è insoddisfatto del sistema politico italiano e soffre terribilmente la crisi economica. Queste sono le due componenti principali del successo di Grillo alle ultime elezioni. È evidente che non basta cambiare la legge elettorale. Noi abbiamo in questo Paese
avuto dal 94 ad oggi due sistemi elettorali tendenzialmente maggioritari. Tutto questo non ha frenato la frammentazione politica né ha consentito a governi che hanno avuto consensi molto più ampi dalle elezioni di quelli di oggi di poter governare. Il problema è che non basta solo fare la legge elettorale se non si riforma il sistema istituzionale e se non si riforma la politica, che deve far emergere le contraddizioni che ha al suo interno e dar vita a soggetti politici che siano coerenti. Il tema nel centrodestra è stato aperto con l'iniziativa d'Alfano e con la rottura che noi abbiamo fatto 5 anni fa, 6 anni fa con Berlusconi. Credo che sia un appuntamento inevitabile non solo nel centrodestra, nel vecchio centrodestra, ma anche a sinistra, e credo che ancora oggi il Partito Democratico al suo interno non abbia sciolto una serie di contraddizioni che non gli hanno consentito, quando ha vinto le elezioni, di governare in termini di efficienza questo Paese. Io penso che su questo ci sia la necessità di fare una profonda autocritica, e credo che se noi non costruiamo due partiti di stampo europeo, uno agganciato alla famiglia politica del Partito Socialista Europeo ed uno agganciato alla famiglia politica del Partito Popolare Europeo, che si contendono la guida del Paese, noi non avremo mai in Italia una democrazia normale e un sistema bipolare che funzioni. Possiamo fare tutte le leggi elettorali che vogliamo. Alfano ha parlato sabato sera della possibilità di fare un'alleanza nel futuro con Forza Italia di Berlusconi, ma secondo me lui anche ha parlato di una politica europea più positiva. È possibile un'alleanza con il suo partito del centro e con la nuova centrodestra? Guardi, noi abbiamo combattuto un sistema politico e ci siamo presentati da soli alle elezioni nel 2008 e nel 2013 insieme alla coalizione che abbiamo fatto con il professor Monti, perché contestavamo quel sistema bipolare e le inefficienze di quel sistema. Quel sistema è finito con le elezioni di febbraio scorso perché il terzo polo, chiamiamolo così, l'ha fatto Grillo. Oggi c'è la necessità di ricostruire nuove offerte politiche nel nostro Paese, quindi noi siamo interessati ad un dialogo che vada in questa direzione. Ciò che è avvenuto dentro il PDL non è una banalità, la spaccatura interna è frutto non di un personalismo ma di una diversa visione delle istituzioni e della politica nel nostro Paese, tra chi pensa che la vicenda giudiziaria personale di Berlusconi debba incidere sulla stabilità di governo e delle istituzioni e chi pensa che questo non debba accadere, tra chi pensa che sia importante garantire a questo Paese, alle sue istituzioni, un periodo di stabilità, visto che presiederemo il semestre italiano, il semestre europeo più importante del prossimo anno e mezzo, e chi viceversa pensa che bisogna cavalcare sempre e comunque la pancia del Paese e quindi la parte più populista, tra chi pensa che sia necessario cambiare le istituzioni politiche europee perché solo attraverso il controllo democratico dei cittadini si possono fare scelte a livello di Unione che vadano nel senso di cambiare anche la condizione economica e sociale del nostro continente, e chi pensa invece che alzare ancora di più il muro del nazionalismo possa essere la soluzione migliore. Non è una cosa da poco, e io penso che questo processo che nell'area dell'ex centrodestra si è avviato possa essere considerato positivo, e mi auguro che anche nel vecchio centrosinistra, nell'ex centrosinistra, anche all'interno del Partito Democratico, dove si confrontano tesi politiche diverse, tutto questo possa emergere con altrettanta forza e con altrettanto coraggio, perché questo serve a cambiare il sistema politico, e l'occasione che noi abbiamo del 2014 è legata anche a questo mutamento radicale del modo in cui noi ci porgiamo ai cittadini. Noi siamo interessati a questa discussione in questi termini. Professore, se vincerà Renzi, come cambierà il Partito Democratico secondo lei? Maybe we should ask this to Dr. Fassina. Posso fare la stessa domanda? But I have a question for you, Guy. is most of the audience Italian or Italian speaking or English speaking? Mostly Italian, I think. Beh, allora mi risparmio di parlare in inglese. Parla bene, però. No, scusa, anche per... No, vabbè. No, parliamo in italiano. Credevo che... Parliamo tutti e due. Sì, va bene, sì, no, parliamo in italiano. No, come cambierà? Beh, cambierà... Veramente sono curioso di sentire
il lei è più vicino a Matteo Renzi, penso. Io? No, il professore. Sì. No, io... Fassina sicuramente. No, non sono vicino, non faccio... Matteo Renzi non ha... Non vicino. No, Matteo Renzi non ha dei consiglieri. No, non è vero? No. Non ha dei consiglieri Matteo Renzi. Matteo Renzi è una spugna che prende di qua di là. Ora, capita che quello che io dico e scrivo sul sistema elettorale coincide con quello che lui preferisce e quindi i giornali mi associano a Renzi. Capita che le mie prospettive, come mi pare di aver detto già in questa sede, sono più, diciamo, vicine a prospettive di sviluppo del sistema, di possibili esiti del sistema, sono più vicine a quelle che favoriscono Renzi, quindi i giornali mi associano a Renzi. Però il punto fondamentale è che questo Paese ha bisogno di una proposta politica nuova, innovativa. Questo è il punto fondamentale. Ha bisogno di una nuova generazione che vada al potere. E quando parlo di nuova generazione parlo di Renzi, di Civati, di Fassina. Ha bisogno di nuova linfa. Quindi, anche l'Alfano, allora. È Alfano. Certamente, giovane. Io mi auguro assolutamente che si realizzi la prospettiva di cui ha parlato il ministro D'Alia. Due grandi partiti, due proposte convincenti che vengano dal centro-sinistra e dal centro-destra con leader nuovi e che si affrontino in una competizione elettorale decisiva, con un sistema elettorale decisivo. Io ho fatto una proposta che il centrodestra ha bocciato, una proposta che andava incontro anche alle preoccupazioni del dottor Fassina, e cioè un premio di maggioranza assegnato in due turni, per cui non poteva accadere che col 30% di voti, come è successo con Bersani a febbraio, si possa avere il 54% dei seggi. Un sistema efficace, trasparente, semplice anche per gli elettori da capire. Due partiti, due candidati che si sfidano per ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Questa è la mia proposta. Io mi auguro che prima o poi ci si arrivi, perché il Paese ha bisogno di una nuova proposta politica, che venga dal centrodestra o che venga dal centrosinistra. Questo serve per sbloccare la situazione. Ma purtroppo ci sono tre partiti. Tre Ma ecco, partiti. Io questo vorrei dire una cosa, perché il Movimento 5 Stelle è capito pochissimo. La dinamica del voto del Movimento 5 Stelle non è stata capita. Io racconto, se mi permetti, non vorrei parlare troppo. Ma un anno fa penso che lei non ha aspettato che il 5 Stelle vincerebbe più di 25%. Perché? Che cosa è successo? Due cose voglio dire e poi mi taccio. La prima è un aneddoto personale. Il venerdì 22 febbraio io ho ascoltato per intero la convention, il Movimento 5 Stelle a Piazza San Giovanni, cioè l'assemblea del Movimento 5 Stelle che ha chiuso la campagna elettorale. Anche io, sì. Benissimo. Io confesso la mia ignoranza, mi sono sorpreso a sentire recitare periodicamente, durante le molte ore di questa assemblea, di questa riunione, brani di Pasolini a 300, 400, 500 mila persone, a cui sono stati letti brani di Pasolini. E pensavo dentro di me a quei piccoli e medi imprenditori del Veneto che domenica e lunedì avrebbero votato il Movimento 5 Stelle. Pensavo a questa contraddizione tra un partito la cui ideologia fondamentale è anti-growth, per dirla in inglese, l'ideologia fondamentale del Movimento 5 Stelle è la decrescita felice, e io pensavo a quei piccoli e medi imprenditori che la decrescita l'avevano già subita, la subiscono da anni e l'hanno trovata molto poco felice, e che avrebbero votato il Movimento 5 Stelle. La domanda è: ma perché è successo? Perché è successo che piccoli e medi imprenditori, elettori tradizionalisti, e parlo di tradizionalisti perché solo dopo hanno scoperto, dopo averlo votato Grillo, hanno scoperto che Grillo è a favore dei matrimoni gay, gli elettori del Veneto,
E come voi sapete, il Movimento 5 Stelle è risultato il primo partito nel Veneto. Capite la contraddizione, la dissonanza? Primo punto. Secondo punto, perché i sondaggi hanno fallito nell'identificare la forza del Movimento 5 Stelle il 25 febbraio del 2013? Perché c'è stato uno spostamento di voti di almeno 5-6 punti nelle ultime ore della campagna elettorale. Tanti elettori, questo non è la prima volta, in una situazione di grande fluidità, di grande volatilità, di grande incertezza, Bersani ha perso perché un 5-6% di elettori hanno deciso all'ultimo momento di votare Grillo, pensando molti di loro, perché lo abbiamo scoperto dopo con i sondaggi post-elettorali, pensando molti di loro che il loro voto non sarebbe stato decisivo. E invece questo voto è stato decisivo per creare lo stallo. Molte di queste persone non voteranno Grillo. Molti piccoli e medi imprenditori del Veneto e i loro operai, o del Bergamasco, e i loro operai non voteranno la prossima volta Grillo. Per questo io dico, e mi posso sbagliare naturalmente, che noi abbiamo visto l'apice del movimento. Questo non vuol dire che Grillo sparirà. Il movimento di Grillo, per le ragioni dette dai miei interlocutori qui, rimarrà. C'è malessere nella società italiana, per cui il movimento di Grillo rimarrà, sarà una forza, ma non una forza del 25%. Grazie. Poi mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. And as you have understood, I am opinionated. Ministro, facendo una domanda un po' cattiva, ma stamattina abbiamo sentito i sentimenti per il futuro dell'economia italiana abbastanza positivi, infatti, che gli investitori stranieri hanno più interessi in Italia adesso e forse la più peggiore della recessione è dentro la spalla. Ma io volevo chiedere se l'Italia non crescerà a livelli sperati, c'è il rischio che il paese abbia bisogno di un aiuto della Troica, come la Grecia e il Portogallo, o questo pericolo è già passato? Ma guardi, il problema non credo che sia l'Italia. Noi abbiamo un avanzo primario strutturale che è, dopo la Germania, il migliore nell'Eurozona. Ritengo che il problema sia dell'Eurozona, non dell'Italia. Se l'Italia non cresce, vuol dire che anche il resto dell'Eurozona cresce poco. Quindi diciamo, la Troica dovrebbe andare in tanti paesi, non solo in Italia. Il nostro problema di crescita, ovviamente, a cause endogene, quindi riforme che noi dobbiamo fare. Ma oggi, insisto, il suo giornale ospita da anni analisi e commenti non solo esterni ma anche di vostri, il vostro principale editorialista economico Martin Wolf lo scrive da 3 o 4 anni, quali sono le contraddizioni per cui con questa politica macroeconomica mercantilista, e uso il termine in senso tecnico, l'Eurozona non può avere prospettive di crescita significative. Quindi il problema non è l'Italia, il problema è l'Eurozona. Draghi sta facendo un eccellente lavoro, ma i dati dell'inflazione raggiunta e quelli previsti sono dati molto preoccupanti. Quindi davvero ritengo che non sia un problema dell'Italia, sia un problema dell'Eurozona. Noi dobbiamo far di tutto, ovviamente, per fare la nostra parte, le riforme che dobbiamo fare, e non sottovaluterei a questo proposito, al di là di il fatto che noi dobbiamo fare delle riforme costituzionali che consentano al Parlamento di legiferare in tempi ragionevoli.
si sottovaluta qualunque sia il governo, qualunque sia la maggioranza, con l'attuale sistema di due rami del Parlamento che fanno esattamente le stesse cose, la possibilità di fare riforme è drammaticamente ridimensionata. Quindi anche proprio per la prospettiva di fare quello che non siamo riusciti a fare fino ad oggi, la riforma costituzionale è decisiva. Quindi ritengo che noi non corriamo pericoli in termini di finanza pubblica, in termini di, come dire, di controllo della finanza pubblica. C'è un problema enorme della crescita, ma ripeto, è un problema che ha come causa fondamentale oggi la politica macroeconomica europea. Grazie.